tutti in un nuovo video su Lorenzo Cenonò Elettronica Nuova Generazione. Vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un bel like a tutti i video che faccio, anche questo ovviamente. Facciamo un po'. Io vi voglio far mostrare, questa macchina qua paventata, che ho messo i fari, come vedete. Qua anche nei fari qui ho messo i LED. Vedi se c'era con la caldo, vedete che c'era con la caldo. Anche qui li ho messi io, Qua. Questo qua vedi è fulminato dietro. Comunque voglio far vedere un po'. Via. Questo, così. Provo un po' a far vedere così. Qua fa così perché ci sono un po' le crescaiche. Mi ha detto tutto. Però appena posso vado a comprare le pile nuove. Guarda, ora vi faccio vedere come funziona dentro la macchina. Faccio lo schema sul foglio e faccio vedere proprio dentro com'è. Sto qua, eccomi qua con un cacciavite. Ora ve la apro. Farvi vedere com'è qua questa vite. Quest'altra qua l'ho messa perché la ruota c'è un po' spaccato dentro. Ok, ho quasi finito di svitarla, ho visto che ho perso le viti, ho messo quest'altra qua, l'ho trovato nel mio sgabuccino che non serviva. Ok, io ora la apro, così è dentro, ora vi faccio anche lo schema elettrico. Come vedete, i fili che vedete, viola e arancioni, li ho messi io, tutti quelli là che sono viola e arancioni. Ora vi faccio lo schema elettrico. Allora, iniziamo dai fari avanti. Qua ho messo qua, guarda, qua ci sono i più e il meno del motore. Vabbè. Allora, dove sta la penna? Vabbè, iniziamo da qua. Qua ci sono i due LED avanti, uno e due, che sono i due LED che stanno qui dentro, nei fari qui dentro. Vanno collegati, allora è più se qua è più di questo LED, qua il meno di questo LED, qua il meno. Li collego in parallelo così. Ok, quindi questo qua, poi qui, allora qui c'è il motore, vabbè, faccio così, dove qui sono i poletti, il più e il meno. Questo qua è il motore avanti, guarda, questo qua dove sta così. No, questo qua. Allora, questo qua il motore sta dietro, vedi, se è dietro della macchina, c'è questo motore dietro. Poi dopo vediamo quello avanti. Ora dobbiamo pensare a questo dietro. Allora, colleghiamo il me. Non dobbiamo lasciare stare, questi sono anche i due cavetti che arrivano dalla centralina. Dobbiamo lasciare così. Dobbiamo mettere più su più e meno sul meno. Poi qui dobbiamo collegare sempre altri due cavetti, sicuro quelli là che arrivano dalla centralina. Un altro, del più e del meno del motore. Che andremo a fare quelli dietro. Quindi ora arriva questo qua il più del motore e questo qua il meno. Ora metto due LED. Qui il più e qui il meno e qui l'altro più, meno e meno. Colleghiamo in parallelo. Ora dobbiamo collegare viceversa il meno sul più e il più sul meno. Ok, una volta fatto questo potete provare. Se tipo quando la macchina va avanti accendono le luci dietro, se qua ho luci dietro, due luci rosse dietro, e quando la macchina va indietro si accendono i due fari avanti, basta solo che sul motore inventite le polarità, ma solo quelle là dei LED, non quelle della centralina, quelle là della centralina dovete lasciare stare così. Dovete invertire soltanto le polarità dei LED. E si risolverà. La stessa cosa con le frecce. Con le frecce uso soltanto due LED gialli. E dobbiamo saldare su quest'altro motore avanti. Che sta avanti. Questo qua, infatti, ora se vi fa... Non vi faccio ancora lo schema. Guarda, questo qua è il motore delle frecce. Sono tanto bravo a fare il motore. Più o meno. Qua se serve... Quelli là che vengono dalla centralina, qua il circuito.
nel telecomando. Poi qui ci serve, prendiamo le due frecce, un LED, due LED, il meno, il meno, il più, il più. Non dobbiamo collegare i pannelli, dobbiamo vedere, mettere così il meno più e il più su meno, così, e collegare qui il meno e più qui. Ok, se tipo non vi comunque se tipo la macchia quando va a destra accende quella a sinistra, oppure quando va a sinistra accende quella a destra, ma solo questa cosa, invertite le polarità, solo quella che avete messo voi, queste qua vanno alla centralina e dovete lasciare stare come stanno.